Allora ragazzi, sono ripartito da Piacenza. Mi ero fermato in un bar che c'erano tipo 28 gradi e un sole battente. È iniziato a diluviare di brutto e da mezzogiorno ad adesso che sono le 2:15 non ha mai smesso. Ho provato a ripartire e ora sono sotto questa tettoia di una casa. Ho chiesto al proprietario di mettermi un attimo qui sotto. Era iniziato a diluviare di brutto e io oggi ho fatto solo 10 km, devo fare almeno altri 70. Speriamo bene ragazzi. Distese di grano e non piove più. Stiamo andando al castello di Paderna con la mantellina un po' aperta. Allora ragazzi, il castello di Paderna era chiuso, ma come vedete, tolto la mantellina, siamo tornati nei campi di grano, nei campi di pomodoro. Al sole si prosegue, abbiamo parecchi chilometri da fare. Ci vediamo dopo. Siamo davanti al Duomo di Fidenza. Sono appena fermato per un caffettino dopo che ho fatto 2-3 ore pedalando abbastanza. Ragazzi, godetevi questa vista, quanto me la sto godendo io. Ho appena fatto una collina. Discesa nelle colline emiliane, ragazzi! Oh ragazzi, altro che l'ultima tappa di pianura. Voi non potete capire che rampe sulle colline, oh! Sono corte, però vacca boia! Che fatica! Non so se potete capire la bellezza. Siamo nelle colline emiliane, Parmensi per l'esattezza, e gli uccellini cantano. Siamo diretti a Fornovo e non mi aspettavo fosse così dura, però teniamo botta ormai. No ragazzi, tranquilli, la tappa è in piano, non c'è nessuna salita. Guardate che rampa abbiamo davanti a noi ragazzi, sono morto già. Ormai ci siamo signori con questo ponte, nonostante la pioggia, nonostante il diluvio. Stiamo arrivando a Fornovo Taro. E da Fornovo Taro mi tocca salire un po', probabilmente su questa collina. Ragazzi, mancano 700 metri al mio alloggio. Guardate che strano il tempo, figo però strano. C'è la Val Sforzana, che è questa qui, con i prati tutti soleggiati. Però c'è un cielo veramente incavolato. Siamo ripartiti e ora che sono un po' più fresco mi ricordo anche il nome della valle, si chiama Val Sforzana. La seguiremo fino a poi ricongiungerci con la statale del Passo della Cisa, perciò oggi ci aspetta tanta salita. Tendenze folli ragazzi. Ragazzi, guardate davanti a me, ho finalmente incontrato due ragazzi in bici, non ci credo. Vado a salutarli. Ragazzi, sono riuscito magicamente a raggiungere Angelo e Paolo in bici, i primi pellegrini in bicicletta che incontro, e guardate quanti ne incontriamo adesso a piedi. Buon cammino! Buon cammino! Buon cammino a tutti! Salve, buon cammino! Guardate lui! Sta raccogliendo l'immondizia. Grandissimo. Grande, complimenti. Buon cammino. Grazie anche complimenti. A te. Tengo pulito un po' il mondo. Buon cammino. Ciao. Ciao, buon cammino. Tutto bene? Ah,
fatto bene, è più facile farla a piedi questa. Ragazzi, secondo me. Madonna. Eroi. Sono in questa tenuta smanicato perché ci sono 30 gradi. Stiamo facendo la cisa. E niente, adesso andiamo su con questi due ragazzi, molto simpatici, di Brescia. Faccio un bel pezzo con loro. E a breve prendiamo la statale della cisa. E lì speriamo che le pendenze siano più dolci. Eccoci al paese di Cassio! Si scende! Guardate che bella terrazza panoramica che abbiamo trovato. Ci fermiamo per una birretta prima dell'ultimo pezzo di salita. Bruschetta e birra artigianale. Oggi doveva essere una tappa impegnativa, invece me la sto proprio godendo. Guardate che bello! Gli Appennini! Signori, siamo a Berceto. Andiamo alla ricerca del mitico timbro. A Berceto ho appena salutato Paolo e Angelo, che mi raggiungeranno domani. Ci siamo! Il mio Garmin segna 1016 metri, ma siamo al passo della cisa, lo vedete qua davanti a me? Grandioso! Guardate che bella chiesetta al passo della cisa. Fantastica. Qui c'è il negozio di souvenir, qui c'è la mia beach e qui ci sono io, spompato, ma non del tutto. Andiamo a cercarci un adesivo, andiamo. Allora, ho comprato l'adesivo del passo della cisa. Poi guardate che bel timbro. Bello, grande, importante anche questo. Siamo ufficialmente in Toscana, ragazzi, stiamo scendendo dal passo della cisa. Siamo arrivati ad Aulla, l'abbiamo anche superata perché abbiamo prenotato questo B&B 1,5 km fuori da Aulla, come vi dicevo. Tipo mi aveva avvisato che c'era una salita. Ragazzi, guardate ragazzi, è pazzia questa, è un 45%. Non è umano. Oh, in piedi e porca puttana. Agriturismo, la selva. Ragazzi, l'agriturismo la selva non era quello, ma guardate che belle queste pecorelle. Bene ragazzi, avete visto uno dei tratti più emozionanti del viaggio, almeno per me personalmente,
e vi consiglio assolutamente di andare all'agriturismo La Selva di Aulla se volete mangiare davvero bene. E se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere mi piace, commentare, fatemi sapere insomma nei commenti cosa ne pensate, se volete fare un viaggio simile, e iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime avventure e i prossimi episodi di questo viaggio. Ciao a tutti!